Tommaso d'Aquino, 1225-1274. Questo canto gregoriano si trova sul Liber Usualis a pagina 1835 e in varie altre raccolte. L'intonazione è pressappoco dalla nota Re intervallo Fa diesis. Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, novembre 2012. È semplicemente uno studio, al termine di questo ti faccio vedere come sempre lo spartito, così vedi bene la bella melodia e il testo che ho cantato. Giovanni Vianini, direttore della Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia. Salve.
composto sul testo di San Tommaso d'Aquino 1225-1274. Questo canto gregoriano si trova a pagina 1855 del Liber Usualis e in altre raccolte. Io mi sono basato sul Liber Usualis edito da Desclée, Tournare in Verso, a cura dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Pierre di Sorel, Sable-sur-Sarre, Francia. È semplicemente uno studio, Giovanni Bianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, autunno 2012. Al termine, come sempre, ti faccio vedere lo spartito preso da vicino, così puoi vedere bene la melodia e il testo che ho cantato. Il canto gregoriano è un patrimonio della Chiesa Cattolica. Cerchiamo di tenerlo vivo, studiandolo e praticandolo in liturgia. Grazie dell'ascolto, è semplicemente uno studio. Ciao! Thank you.
Questo canto gregoriano lo troviamo in varie edizioni, in particolare nel Liber Usualis, a pagina 1835. Giovanni Bianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, novembre 2012. Per studiare uso sempre il suono dell'organo. Questo organo l'ho costruito io, è sulla base di 8 piedi, principale di 8, con la prima ottava tappata. Questa è la prima ottava. È reale dal secondo do. Giovanni Bianini, studio del canto gregoriano, Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, autunno 2012. Ripeto la melodia dell'inno con l'organo aperto, quindi un po' più forte. Intonazione della nota Re. Perché è un inno abbastanza lungo, ha 7 strofe.